Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti gli amici che ormai ci seguono. Questa è l'ottava puntata della trasmissione. A questo punto non possiamo più chiamarla nuova, perché all'ottava puntata siamo già un mese e mezzo di intrattenimento ogni venerdì sui canali ICAF TV e su tutti i social di ICAF. E oggi con noi in prima linea abbiamo l'avvocato Maria Chiara Tomelleri del Foro di Mantova. Ciao Maria Chiara. Ciao Alessandro e grazie per il vostro Grazie invito. a te di aver accettato. Tranquilla, è una chiacchierata tra amici, quindi Va non ci benissimo. saranno né trabocchetti, né andrà tutto bene. Vai tranquilla, vai Ok. tranquilla. Allora, direi di dire perché Mantova? Perché l'avvocato Maria Chiara Tomelleri, nonostante sia del Foro di Mantova, collabora attivamente ormai da un anno presso la sede ICAF di Reggio Emilia e direi con ottimi risultati, però poi non sta a me dirlo perché sono un po' di casa, però direi che se stiamo andando avanti, credo col vento in poppa, quindi vedo dei bei numeri, grazie anche al tuo apporto. Guarda, io Quindi Alessandro ti ringrazio e confermo assolutamente i numeri che stiamo assolutamente ottenendo su Reggio Emilia e quindi la mia collaborazione assolutamente di questo anno non può che essere grandemente positiva. bene, bene, bene. Allora, il tormentone di questa trasmissione è questo. Tre domande, due fisse, una sorpresa, che però non è cattiva, quindi stai Speriamo, tranquilla, stai tranquilla. speriamo. Partiamo? Partiamo. Partiamo, perfetto. Allora, il primo tormentone è: la mediazione funziona. Certo. Dopo 11 anni lo possiamo tranquillamente affermare senza ombra di smentita, perché sono i numeri che lo dicono, la statistica del ministero che lo dice. Ma che cos'è che la fa funzionare? Guarda Alessandro, secondo me, allora, intanto partiamo che di base, la mediazione offre delle soluzioni concrete in tempi certi e rapidi e con costi ridotti. Quindi sicuramente ritengo che lo strumento della mediazione sia molto efficace e, per tutte quelle controversie ovviamente civili e commerciali. Naturalmente, quello che la fa funzionare di più sono, secondo me, le persone, quindi i protagonisti della mediazione, che possono essere i mediatori da un lato e gli avvocati dall'altro. Quindi, se abbiamo mediatori capaci, professionisti e che siano propensi proprio ad un atteggiamento di mediazione, scusa il gioco di Certo. parole. E dall'altro lato abbiamo i legali e quindi gli avvocati delle parti propensi a trovare una soluzione in quella particolare situazione, e beh, allora poi i numeri sono quelli di Reggio Emilia, no? Certo, di cui abbiamo appena parlato. Per cui, secondo me, ciò che lo fa funzionare poi principalmente sono le persone, i protagonisti della mediazione stessa. certo. Quindi tutti i player, diciamo, di questo gioco, se sono pro, vuol dire che abbiamo, come numeri, non ci smentiscono, oltre l'80-90% di chiusure positive. Esattamente. Chiaramente che se c'è uno nel team che inizia a mettere i bastoni tra le ruote, Bravissimo. abbiamo grosse difficoltà. Nonostante Assolutamente. ci siano dei piccoli escamotage per cercare di togliere quel contro anche da quelle persone, però di fondo se hai una persona che non crede nella mediazione, non la vuole utilizzare in maniera sistematica, la vuole chiudere in negativa per poi andare in giudizio, e mi fermo qua perché poi le motivazioni potrebbero essere tantissime. Ovviamente non si può dire che non funziona, ma come giustamente hai detto te, se un ingranaggio non va, anche la macchina fa fatica. Perfetto. Assolutamente sì, certo. Prima La prima è domanda. andata. La prima è andata, hai visto? Hai Esatto. visto? Ma siamo qua in In un amicizia. salotto, proprio tra La amici. seconda. Ok. Quindi parliamo di suggerimenti. Ok. Abbiamo detto 11 anni di norma, cambiata 3-4 volte. Abbiamo da novembre del 2020 una prassi di riferimento regolarmente riconosciuta come norma UNI e via di seguito, che parla di procedura. Esatto. Niente perfetto. Quindi qualche consiglio, qualcosa che tu dici da utente,
io quella cosa l'avrei gestita in quel modo perché l'avrei recepita meglio piuttosto che. Quindi, qualche suggerimento per migliorare ulteriormente. Guarda Alessandro, in realtà io più che la procedura in sé, che ritengo che sia, vabbè, come dici tu, tutte le procedure possono avere delle pecche, ma io sinceramente non andrei a modificare qualcosa della procedura se non proprio l'approccio dei protagonisti, perché come in tutte le situazioni, Alessandro, secondo me è sempre la persona che fa la Sono d'accordissimo, differenza, certo. ok? Quindi io mi riallaccio appunto al discorso poc'anzi affrontato dicendo che se c'è un approccio propositivo, l'accordo, anche se parte maluccio, lo riesci sempre, anche stiracchiato, ma lo riesci a trovare. Quindi secondo me ciò che va modificato, secondo me, non è tanto nella procedura in sé, quanto proprio nell'approccio che si ha ad andare proprio ad affrontare la mediazione. Ok, e magari a questo punto dagli addetti ai lavori, quindi parlo di mediatori e organismi di mediazione, la divulgazione diventa fondamentale. Più se ne conosce il Bravissimo. risultato e come funziona, più si riesce a far entrare in testa chi magari è ancora scettico che effettivamente il perché no, il famoso perché no. Assolutamente sì, far insorgere quel dubbio nel dire perché, anziché radicare un giudizio davanti ad un tribunale piuttosto che agire invece con la mediazione. Uno perché, come ho detto poc'anzi, è meno costosa. C'è la possibilità comunque di ottenere grandi risultati e quindi perché no? Perché no? Potrebbe Esatto. essere il nuovo spunto per una nuova trasmissione. Esatto, Perché perché no? no? Perché no? Vedi? Esatto, Poi se la metti in piedi e tutto funziona, ti giro qualcosa di ok, royalty di copyright, perché perfetto, c'è la testimonianza che è arrivata grazie. da te Adesso questa sì, non cosa. puoi dire di no, non puoi negarlo. Assolutamente. Quindi, sul perché no, piccolo spazio pubblicitario, ci vediamo nel secondo blocco. A tra poco. Bentornati, rieccoci qua dopo questo piccolo spazio pubblicitario dove avrete visto che oltre alle domande che noi facciamo ai nostri amici che ci seguono, quindi se avete problemi di locazione, di visione e quant'altro, trovate nelle slide come fare a contattarci e i numeri di telefono, le mail e quant'altro per quantomeno chiedere una consulenza, trovate anche tutti i corsi che ICAF Area Formazione fa nei prossimi mesi. Quindi, qualora foste interessati, chiamate sempre quel numero e avrete tutte le informazioni. Torniamo noi. Bene, Maria Chiara. Maria Maria Chiara. Chiara, ecco. Che sapete che sono stato bacchettato fuori onda, perché io la chiamo, in senso ormai di amicizia, del rapporto di amicizia, Chiara, però ufficialmente Maria Chiara. Quindi, Maria Chiara, che cosa vogliamo dire, tornando un po' sul filone delle risposte che mi hai dato nel primo blocco, cosa vogliamo dire a tutti quei tuoi colleghi che ancora storcono un po' il naso e dicono: ma la mediazione è quell'unicorno rosa, quella cosa bellissima, ma poi alla fine dobbiamo andare in pratica? E che approccio consiglieresti a quelli che ancora sono per il no? Cioè, adesso è la parola del momento, il no mediazione, i no med. Attenzione, come poni la Ok, domanda. allora, ai no med,
Cosa gli diciamo? Che approccio gli consiglieresti? E a questo punto, qual è stato il tuo di approccio? Allora, guarda, partiamo intanto dal mio. Il mio, come tutte le cose nuove, è stato inizialmente molto scettico, perché, come tutte le cose nuove, ti creano dei dubbi, non sai bene come approcciarti e quindi c'era molto scetticismo. E quindi inizialmente la procedura l'ho utilizzata soltanto per le materie obbligatorie, perché lì dovevo Quello per che dovevi forza, lì fare, dovevo il farlo, quindi come la compito, il scolaretta, compito. io naturalmente per le materie obbligatorie, trac, radicavo la mediazione. Devo dirti che inizialmente, e quindi parliamo proprio dei primi anni in cui la mediazione si è radicata, i verbali erano per la maggior parte negativi. Quindi il mio scetticismo, Aumentava, ahimè, veniva aumentava alimentato. perché dicevo: ma perché hanno inserito una procedura che poi tanto non si conclude nulla durante questa procedura e sei obbligato poi ad andare in Certo, tribunale? È solo è una l'ennesimo perdita di tempo. passaggio. Ecco, bravissimo. È l'ennesimo passaggio, perdita di tempo, perdita di denaro, sebbene minimo, ma perdita di Intanto c'è. denaro, e intanto c'è. Per cui questo è stato il mio approccio. Quindi oggi invece è un approccio totalmente diverso perché? Perché effettivamente negli ultimi anni, voi anche con questa forte collaborazione col vostro organismo di mediazione, ho radicato tante procedure, diciamo soprattutto in materia condominiale, che però, hanno portato dei risultati molto buoni. E sicuramente l'aspetto che mi ha stupito di più è stato l'approccio dei mediatori, perché anche nel momento in cui ti trovi un collega un po' astioso nei confronti della mediazione, ho trovato mediatori che sono riusciti, hanno avuto la capacità di portarlo alla fine a mediare ed aiutare il proprio cliente a trovare una soluzione con la controparte. E quindi questo mi ha fatto notare, mi ha fatto vedere un qualcosa che fino a qualche anno fa non avevo assolutamente visto. Quindi da approccio scettico si è trasformato invece in uno strumento assolutamente che adesso utilizzo anche in materie che non sono obbligatorie, Certo. perché anche con i tempi che corrono, dove assolutamente radicare cause è costoso, aiuta sinceramente a trovare un accordo anche con costi assolutamente Sì, ridotti. per non parlare del tempo poi. E poi il tempo, assolutamente, perché poi anche il tempo è ridotto, quindi qui si parla di una riduzione in tutti i sensi e quindi adesso assolutamente ne sono promotrice, quindi da scettica. Oggi mi sono ricreduta assolutamente e anzi lo trovo uno strumento efficace, efficiente, che consiglio a tutti quei legali che magari ancora si trovano invece in quella condizione di scetticismo che era il mio iniziale. Certo, però mi permetto di fare una postilla, giustamente consigliare la mediazione, ma a questo punto, seguendo la tua linea, scegliere l'organismo giusto. Assolutamente sì, per me è fondamentale. Per me, per scegliere l'organismo giusto, occorre partire dallo statuto di quell'organismo, Sì, perché dallo dal suo statuto, regolamento. dal suo regolamento, perché lì riesci a capire l'approccio che ha quell'organismo nei confronti della mediazione, perché non deve essere una procedura, cioè tipo materia obbligatoria, la devo fare per forza e quindi la facciamo. No, cioè, ok, sì, perché è la procedura obbligatoria, però se c'è anche la prospettiva e l'opportunità di trovare anche un accordo, molto meglio. E se trovi quell'organismo che ti porta a questo accordo, beh, allora insomma i giochi non dico che siano fatti, però sulla No, carta chiaro. quantomeno ci sono già tutti i requisiti presupposti per portare a casa il risultato. E quindi Certo. non un verbale negativo, ma un verbale positivo. No, e poi ci sono tutte quelle che riportate nella procedura, tutte quelle finezze, tutte quelle possibilità che è Bravissimo. giustamente da utilizzare, tipo Certo. l'avvio unilaterale, la Bravissimo. proposta. Cioè, sono Certo. tutte quelle situazioni che agevolano e favoriscono Assolutamente la sì. Certo. partecipazione, seppur tardiva, ma della parte. Verbalizzare, cioè un verbale
piatto, nudo e crudo, dove non ti dà nessun valore aggiunto, esatto, è purtroppo un pezzo di carta scritto e firmato. Bravissimo. Quindi portare le motivazioni, le ipotesi di accordo, perché una parte all'interno del verbale, non dimentichiamoci, può creare e può fare un'ipotesi di accordo dicendo: vieni la prossima volta, caro Mario Rossi, che gli fischieranno le orecchie, sì, vieni la prossima volta in mediazione, perché io un'idea su come potremmo chiudere la nostra controversia ce l'ho, te la faccio vedere, ti faccio vedere una bozza. Vieni la prossima volta che vedrai che la quadra la troviamo e risolviamo, perché poi o chi deposita fa cadere, però quasi mai, dipende anche l'oggetto della controversia, okay, o se no, come giustamente dici tu, andiamo causa, soldi, tempo. Esatto. Quindi chiuderei con questa frase: sicuramente la mediazione non è l'anticamera del giudizio, quindi non è la scocciatura da fare perché tanto dobbiamo andare in tribunale, esatto, ma è un'opportunità. Bravissimo. Per risolvere in maniera economica, in maniera veloce, avendo anche un titolo, quindi non è una scrittura privata, no, ha un peso, ha un valore, assolutamente, ha un valore, e quindi torniamo alla nostra trasmissione che condurremo io e l'avvocato me ne ha chiesto, esatto, ieri, perché no? Perché questo no? Esatto, è fondamentale. Ok. Maria Chiara, abbiamo concluso anche questa trasmissione, anche questa puntata. Come vedi, siamo arrivati alla fine, è uno scivolo. Una volta che parti, ti lanci e arrivi in fondo. Assolutamente sì, è volato. Abbiamo, ahimè, è volato. Ahimè, ma con questo ahimè sicuramente ci vedremo in qualche altra trasmissione per dire come stanno procedendo le cose. Mi ha fatto molto piacere. Volentieri, io ti ringrazio ancora e rinnovo i ringraziamenti per essere qua con te, per essere stata qua con te e aver dato un mio piccolo contributo sulla mediazione. Grazie mille e a presto. Grazie. Noi ci vediamo settimana prossima, nella prossima puntata di In Prima Linea, con l'amministratore. Oggi andiamo nelle isole. Amministratore Antonio Cano, Santa Teresa di Gallura, Sardegna. Alla prossima e sempre in prima linea. Grazie a tutti.